Ciao a tutti, dopo Livorno, Pisa. Torniamo dopo Messina, ci riavviciniamo alla Toscana. Allora, io vi farò un breve resoconto di come lavoriamo e per quali sono le cose che stiamo facendo a Pisa e le problematiche che sono a Pisa, che poi in realtà sembra che riflettano anche se a livello minore, però quelle che poi ci sono a Roma. Noi a Pisa e provincia abbiamo sempre tre sedi, quella di Pisa, quella di Pontedera e quella di Valdarno, seguito da Luca, e abbiamo un buon numero di tesserati, un buon numero di sostenitori e di aiutanti che ci seguono. Abbiamo cercato di fare con il servizio civile un cambiamento, di cercare nuove leve attraverso il servizio civile, e la cosa sta funzionando, perché poi sono venuti degli studenti universitari che hanno avuto il merito di fare un collegamento anche con Sinistra Verde per l'università, e quindi proprio per il fatto che Pisa è una città universitaria è molto buono questo rapporto che abbiamo, perché ci consente anche di sensibilizzare le problematiche degli studenti, che sono quelle legate soprattutto alla contrattazione al nero, alle problematiche degli immobili fatiscenti che ci sono a Pisa, che vengono concessi in locazione agli studenti. Il punto secondo me che è focale, è la problematica principale, che è quella su Pisa, è quella che mi sembra di aver capito su Roma, ma anche quella che credo che sia a livello nazionale il problema principale, è quello delle case sfitte. Cioè, noi su Pisa, su circa 2800 alloggi popolari, ne abbiamo circa 150 che sono sfitti. Abbiamo le gradatorie del 2013 che vanno a rilento, la gradatoria del 2016 non è stata ancora pubblicata definitivamente, proprio per il motivo che si tende a centellinare gli alloggi per dargli un'assegnazione, e questa è la problematica principale, perché nonostante ci sia questa lentezza nell'assegnazione, in realtà poi gli sfratti non hanno avuto una diminuzione rispetto agli anni scorsi. E quindi il nostro intervento è proprio quello di cercare di garantire, attraverso picchetti, attraverso assistenti, eccetera, il passaggio da casa a casa, che è, secondo me, il principio per cui dovremmo batterci quotidianamente, e il principio che dovrebbe essere, secondo me, il fulcro della manifestazione nazionale che dovremmo organizzare, perché anche noi siamo d'accordo di organizzarla, dovrebbe essere, per non renderla troppo generica, avere un tema, secondo me, centrale, che potrebbe essere proprio il discorso del passaggio da casa a casa, non agli sfratti, e consentire alle persone che si trovano in situazioni di esecuzione da sfratto o anche esecuzioni immobiliari derivanti da problematiche differenti, il fatto di poter garantire un passaggio da casa a casa. In questo passaggio da casa a casa, nella nostra zona, un limite principale lo notiamo nei servizi sociali, cioè non ci sono dei fondi che vengono messi a disposizione dei servizi sociali. I servizi sociali e l'amministrazione, invece di ristrutturare gli immobili, destinano i fondi ai bed and breakfast per alloggiare le famiglie in difficoltà per un mese, due mesi, tre mesi, con una spesa che sicuramente è superiore rispetto a quella che potrebbe essere risultante da una sistemazione di alloggi di risulta, perché chiaramente se una famiglia di quattro persone mi spende 2000 euro in un mese in un bed and breakfast, è chiaro che questi fondi potrebbero essere destinati invece alla ristrutturazione delle case di risulta. Altro problema, secondo me, su cui noi stiamo cercando di insistere e che dovrebbe essere anche tirato fuori a livello nazionale, è quello della riserva, della quota di riserva che la legge regionale ha destinato agli alloggi di emergenza abitativa, che vengono tenuti in una, diciamo, lista a parte rispetto a quelli che vengono dati nella graduatoria ERP normale. Questo perché? Perché chiaramente ci troviamo in situazioni in cui con l'esecuzione degli sfratti questa gente, che magari ha anche diritto all'alloggio popolare, si trova nella fase in cui viene sfrattata, ha diverso tempo prima di poter prendere l'assegnazione definitiva, e quindi sarebbe necessario obiettivamente destinare una quota parte degli alloggi che si trovano nel patrimonio ERP esclusivamente all'emergenza abitativa, in modo tale da poter traghettare le persone in questa fase e poi farli ottenere l'alloggio popolare. Ripeto, credo quindi che il punto principale della manifestazione nazionale, che anche noi ci auspichiamo venga fatta, credo che sia meglio farla prima delle elezioni, quindi in una zona più gennaio, che sia febbraio-marzo, deve essere non generica, no agli sfratti, perché siamo d'accordo che il no allo sfratto sia un principio fondamentale, ma più sul diritto alla casa per tutti e il diritto di passaggio da casa a casa, perché ripeto, nella nostra realtà, cioè, la problematica
è proprio quella di garantire un passaggio, di evitare che queste famiglie stiano in fase, diciamo, in pendenza nel purgatorio dello sfratto per 10, 11, 15 accessi, magari garantiti grazie ai picchetti, però poi alla fine la soluzione non ci sia, perché in realtà poi non ci sono fondi dei servizi sociali, non ci sono possibilità di destinare degli alloggi alle emergenze, e quindi poi la situazione degenera in quest'ottica. Altra cosa che riteniamo fondamentale è quella che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori comunali di fare delle voci ad hoc dal bilancio esclusivamente per ripristinare gli alloggi. Cioè, non è possibile che alle soglie del 2020 non ci siano soldi destinati a rivalutare il patrimonio immobiliare, ma addirittura si vada a cercare di ricostruire e non di rivalutare quello che è già patrimonio. Questo comporta chiaramente per tutte le città, quelle più piccole, ancora più visibile il discorso che gli spazi verdi diminuiscono, non ci sono più luoghi dove portare i bambini a giocare, si costruisce, si continua a costruire e il patrimonio, che è quello vecchio, che andrebbe rivalutato, in realtà non viene fatto e si lascia la legge, si lascia al degrado completo. Quindi, ripeto, noi su Pisa abbiamo l'intenzione di sollecitare quindi una voce a bilancio che renda, insomma, una somma che sia disponibile esclusivamente per rivalutare il patrimonio immobiliare ERP, e riteniamo, ripeto, che in quest'ottica debba essere fatto un discorso a livello nazionale proprio in questo senso, cioè di rivalutazione del patrimonio ERP che c'è e basta costruire, e quindi in questo modo. Grazie. Stato di Gonzalo il Tour di Toscana e Simoni di Firenze. Volevo ricordare a tutti quanti che in Italia risultano 42.000 case popolari inutilizzate perché integrato da un elemento, quando ne assegniamo circa 1.000 l'anno, e 650.000 famiglie in graduatoria. Dunque, molti decenni fa, un movimento di occupazione non soltanto di case popolari ma di alloggi con parti privati scritti fu uno strumento di dare slancio a un piano decennale che magari non era il massimo che volevamo, ma praticamente alla realizzazione di centinaia di migliaia di alloggi popolari. Le occupazioni che venivano fatte erano per avere una casa popolare. Dunque il nesso tra l'azione diretta e la destinazione di questa azione diretta rischiamo anche oggi di dimenticarla. Io faccio un discorso critico su questo. Oltretutto, una buona parte dei nostri iscritti sono deleghe di persone che stanno nelle case popolari. E cosa succede tra queste persone? Cosa succede nella Lombardia? Cosa succede a Bergamo? Cosa succede a Milano? Cosa succede nell'Emilia Romagna? Qual è il livello di contraddizione che viene indotto tra i residenti e i richiedenti? Cioè, come marxista e forse anche un po' maoista, io penso che vada sempre analizzato come si generano le contraddizioni interne al popolo. Se non c'è questo tipo di capacità di vedere le contraddizioni, di vedere come vengono anche politicamente attizzate le contraddizioni, e non vengono soltanto attizzate le contraddizioni da destra, ma in gran parte dal riformismo, dal berlusconismo in crisi di uno Stato fiscale collassato, di un fatto che non si vuole acquisire nuove risorse in modo da non si vuole acquisirle perché evidentemente va a... Si sconvolge un certo tipo di rapporto di potere tra il centro-sinistra degenerato e la rendita, che è anche la rendita turistica, non è mica soltanto la rendita immobiliare stretta. Allora, questa è una questione molto grossa. Sapete che bisogna che vi parli della controriforma regionale in corso, in atto in Toscana, che prende come modello quella emiliana e in parte viene condizionata anche da quella lombarda. Ricordiamoci che quando si guarda evidentemente alcune altre regioni
non possono avere subito applicata questo tipo di linea, perché per esempio in certe regioni, penso il Lazio, ma non solo il Lazio, ma la Campania, la Sicilia, la Puglia, non abbiamo un consolidamento di assegnatari che possono essere molto strizzati e spremuti, mentre in queste regioni si può spremere, si può ricavare, si può fare mobilità. Guardate, l'assessore Ceccarelli e i suoi tirapiedi in molti confronti nello staff per fare una legge regionale che possa dare risorse, hanno fatto questo ragionamento brutale. Noi con le revoche dell'assegnazione per sopravvivenza di reddito, le revoche dell'assegnazione per possidenza e con una mobilità con cui vengono colpiti migliaia di anziani che sono rimasti soli o quasi soli, noi ricaviamo qualche decina di migliaia di alloggi in Toscana. E cosa si è attizzato mentre veniva fatto questa operazione? Si è attizzato il fatto che si domandavano gli assegnatari a rischio, e chi andrà nel nostro posto? Andranno i migranti. Dunque si è a catena sviluppato una incertezza derivata da provvedimenti legislativi e una certezza derivata da come venivano assegnate le alloggi con i bandi in atto. Dunque ci sono delle cose che non so se si fanno apposta o c'è proprio una malvagità ormai connaturata nel sistema, ma certamente si lavora nelle contraddizioni. Ora vi dico qualche cosa rispetto a cosa significa essere sfrattati per possidenza immobiliare. La gran parte degli sfrattati che possono essere in Toscana sicuramente, ma forse anche in altre regioni, per possidenza immobiliare sono vecchi migranti meridionali che hanno lasciato qualche cosa a Matera, hanno lasciato qualcosa a Enna, parlo delle vostre città che voi rappresentate, a Caltanissetta, e hanno lasciato magari il nonno che aveva una casuccia, l'hanno in eredità e vanno fuori, e si dice devi spostarti. Sono cose di una vergogna totale, e non sono piccoli numeri, sono grandi numeri. Per la decadenza, chi va in decadenza soprattutto? Dei pensionati che avevano accantonato il TFR. Non si fa la giustizia per quelli che sono i furbi sono furbi comunque, riescono sempre a cavarsela perché hanno potuto camuffarsi, ma chi non si camuffa? Il pensionato, l'altro pensionato, il suo TFR, i suoi risparmi per farsi la dentiera, e vanno fuori. Noi partecipiamo alle commissioni ERP, mobilità e così via, ogni mese ci sono già le procedure, vanno 30-40 procedure al mese, non vengono realizzate perché si dice iniziamo la procedura, perché ci sono dei problemi di coesione sociale, di coesione politica del sistema toscano sicuramente, e la contraddizione si è bilanciata subito anche in Emilia Romagna, che hanno dovuto dire in Emilia Romagna con quella pezza di merda della Germini, come si chiama quella assessora antipaticissima che ogni tanto vediamo, assessore regionale, e di dare la responsabilità di gestire la legge che andrebbe realizzata ai comuni. Sta a voi guardare se si possono fare queste operazioni mettendo a rischio magari qualcos'altro, per cui viene un casino, perché praticamente i comuni sono nei guai, perché dicono ma noi siamo a fare un'omissione d'ufficio, un abuso d'ufficio non le realizzando, cioè praticamente siamo a una situazione abbastanza complicata. Allora io mi dico, se noi vogliamo realizzare quello che è la storia anche lontana e recente delle unioni inquilini, e che nella relazione di Male di Massimo non c'era soltanto quello da fare ora, ma era una linea che era da lontano, proveniva da decenni, ma proveniva, come si fa a realizzare l'unità? Come si fa a fare un corteo come il famoso primo corteo che si fece molto grosso a Roma, dove avevamo portato centinaia e centinaia di assegnatari?
perché la gran parte di massa forse dovrebbe venire anche da questa parte, perché siamo veramente capaci di portare decine di migliaia o migliaia di persone dai bandi delle case popolari, una generazione di inquilini puntiforme, non organizzata. Casomai al massimo possono venire a dare mano quelli che fanno le occupazioni, che hanno già un plafond di adesioni nelle case occupate, ma noi non abbiamo un plafond. Per cui il problema è come riuscire ad avere una linea che dia garanzia, sicurezza, stabilità e al tempo stesso solidarietà per chi arriva. Dicevo, se non si riesce a rassicurare, a rinforzare il diritto alla casa per quelli che ci stanno, ma diventano loro i furbi nella mobilità obbligatoria, diventano quelli che gli si dice la casa popolare non è per sempre, gli si dice la casa popolare è un ascensore, come diceva, ha detto una riunione Ceccarelli, l'ascensore sale ma l'ascensore anche scende e quando scende tu esci, ma si dicono queste cose in pubblico. Ecco, su questo come stiamo noi comuni inquilini? Ma a livello di fronte di opposizione benissimo, meglio di così non potrebbe essere, perché sulle posizioni, diciamo, che io sto enunciando c'è l'unanimità sindacale. È sufficiente questo? Ma no, perché non è sufficiente? Perché ogni volta che si dice questa unanimità realizzata in due grandi assemblee regionali, che voi l'avete visto come erano combattute e partecipate, siamo più coscienti, però non si ha il coraggio immunitario di portare questa mobilitazione davanti alla regione, cioè il passaggio di questa gente orfani del centro-sinistra, sindacati orfani del centro-sinistra, consapevoli di non avere più riferimento, dicono che dovrebbero farlo e non lo fanno, e senza questa pressione che sarebbe una pressione non caotica ma una pressione ben organizzata che potrebbe mettere realmente in crisi questo tipo di procedura. E dunque noi siamo di fronte a questo, se riusciamo a sbloccare questa situazione, non è impossibile, ma in queste settimane, perché bisogna approfittare anche della crisi di questo centro-sinistra per non farlo andare avanti sulla loro politica, che è la politica della destra alla fine. Dunque si tratta di capire come si riunisce un fronte, e non è molto facile, perché non è spontaneo la riunione, al massimo si può riunirlo con un atteggiamento da parte dei, vi dico per finire, come è fatta l'organizzazione, per esempio a Firenze provincia degli assegnatari, ci sono 160 comitati di autogestione, c'è una realtà che potrebbe diventare veramente alternativa, e anche questo alcuni sindacati di Sunia non le vuole fare, perché dice se non si fa questo il potere reale sindacale a chi apparterà poi? Apparterà a noi o al coordinamento delle autogestioni? Ragazzi, alla fine c'è sempre il discorso di cosa è un vero sindacato di lotta e come vive in una struttura di delegati reali, come viene anche magari contestato, rinnovato, e c'è questa reticenza politica e conservatrice. Ecco, questo ha integrazione naturalmente dell'intervento introduttivo, però quello che noi cerchiamo di capire è come realizzare forza sufficiente. Sarà facile? Non è facile, però io chiedo ai compagni, soprattutto ai compagni che già stanno, e quasi tutti stanno nelle case popolari, e se non ci stanno ancora si propongono di farlo, perché i compagni di Matera che vogliono fare e hanno fatto il protocollo, vuol dire affrontare un lavoro ricostruttivo, eccetera eccetera. Dunque bisogna che questo tema di come mettere insieme i due settori, quelli che devono difendere e sviluppare l'ERP, quelli che devono entrarci, e poi quando si entra, come si entra? Noi facciamo una battuta in una riunione di 600 assegnatari, nessuno era migrante purtroppo, però dicevo, quando arriva un nuovo assegnatario noi non dobbiamo guardarlo ma dobbiamo fare una festa, dobbiamo dargli il libricino, dobbiamo dirgli vieni a far parte del comitato, cioè dobbiamo rieducare i nostri compagni a diventare di nuovo i governi socialisti delle origini, che facevano questo tipo di saldatura, che era una saldatura anche umanitaria, non soltanto una saldatura politica. Non lo so, se non si fa questo non saprei che cosa fare.
Firenze, ci spongiamo fino a Palermo, Cilincione. Io nel mio intervento cercherò di rappresentare la situazione della città, che è una situazione che in questo periodo si è molto trasformata. Devo dire che noi partiamo da una situazione di esigenza abitativa sempre costantemente insufficiente, senza risposte da parte del comune, da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Il numero degli sfratti di Palermo è sempre alto, è un numero di sfratti per morosità che non trova praticamente risposte, nel fatto che manca la solidarietà delle istituzioni per poter dare un alloggio poi alle famiglie che vengono sfrattate. In questa situazione quello che Unione Inquilini ha potuto fare è di utilizzare, diciamo, uno sportello di ascolto e consulenza legale per poter dare anche una difesa a coloro che in ogni caso si dovevano presentare a dichiarare l'impossibilità economica di poter pagare il canone. Ma è il comune il vero assente, è il comune il vero assente, perché non c'è una politica della casa, non c'è una politica della casa e nello stesso tempo non c'è neanche una volontà a svilupparla. Faccio soltanto un esempio: a Palermo confluiscono forse più di altre città le case e gli immobili che vengono confiscati dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Ebbene, c'è un ufficio, l'ufficio del patrimonio del comune, che riceve questi immobili, però ancora oggi questo lungo elenco di 144 pagine dense di righe, ogni riga è un immobile, non è stato definito, non è ragionato, nel senso che sono messi assieme in un lungo elenco immobili che sono destinati a uso abitativo, immobili che sono destinati a uso non abitativo, immobili che non sono né l'una né l'altra, per esempio figurano anche immobili genericamente definiti cippo, cioè un immobile che è stato confiscato e che magari consiste soltanto in una cubatura di cemento. Che cosa manca? Manca la distinzione fra immobili ad uso abitativo e a uso non abitativo. Quelli a uso abitativo darebbero la possibilità di poter più facilmente chiedere e anche monitorare l'utilizzazione di questi immobili a fini di assegnazione. Il Comune di Palermo ha proceduto a pochissime assegnazioni. Nel 2016 sono state appena 16 i numeri, e il regolamento sono stato io stesso al patrimonio a vedere come procedono, ma anche loro ancora non hanno cognizione di come procedere, perché, ripeto, non sanno individuare con assoluta certezza quali sono gli immobili che si possono destinare a case abitative e quali invece sono diversi. Allora, che cosa possiamo fare noi in questa situazione?
In questa situazione bisogna rilanciare sicuramente una questione sulla casa, una questione sull'abitare. Teniamo presente che Palermo è la città dove quest'anno a giugno si sono svolte elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale e per la prima volta c'è stato un esperimento della sinistra che riunendo partiti differenti, sigle e associazioni, faccio un esempio, la Rifondazione Comunista a Sinistra Italiana, Darci e altre associazioni, hanno dato luogo a un nuovo soggetto che è Sinistra Comune. Sinistra Comune è il soggetto politico che è riuscito a mandare quattro consiglieri al Comune e si sta dando delle regole di partecipazione nuove. Le regole di partecipazione sono che i consiglieri di Sinistra Comune rispondono all'assemblea di Sinistra Comune, che è un'assemblea libera e partecipata dove ognuno conta un voto, quindi al di fuori delle segreterie dei partiti e quindi con maggiore possibilità di procedere anche a un piano per la casa. E in tutto questo si è generato anche un attimo di confusione perché Sinistra Comune appoggiava e sosteneva il sindaco uscente Ugo Orlando e si attendeva che questa nuova giunta che poi è venuta fuori e con l'appoggio di Sinistra Comune ha consentito al sindaco di essere eletto direttamente al primo turno si potesse lanciare nuovamente una politica per la casa. Il sindaco Orlando ha stupito tutti perché ha avuto una deriva verso il PD, diciamo pure questo partito, dicendo che non avrebbe iniziato nessun nuovo piano né per la casa né per altri bisogni della città se prima non ci fossero state le elezioni regionali. Quindi da giugno a novembre abbiamo avuto questo arco di tempo in cui praticamente tutto è rimasto congelato, addirittura gli assessori che sono stati nominati da lui sono stati nominati con una sorta di accordo: tu sei qua a tempo, a orologeria, perché a novembre, a seconda di quello che succede, io ti sostituisco per fare una nuova giunta diciamo destinata a poter lavorare. Quindi con questa nuova deriva, con questa impossibilità di avere un interlocutore che invece ci si immaginava, a questo punto Sinistra Comune, Unione Inquilini e anche altri soggetti, cioè Telepure di Sunia, stanno cercando di partire nuovamente dal basso per poter chiedere e poter ottenere un impegno nuovo sulla questione case, sulla questione abitativa. Che significa? Assegnazioni delle case che provengono da questo ricco patrimonio di beni confiscati alla mafia e gli interventi che l'Istituto Autonomo Case Popolari sta riprendendo lentamente a fare in un quartiere popolare della città che è Ballarò e altri quartieri dove già quartieri già di case di edilizia popolare che dovrebbero essere ripristinati. In questo piano noi ci riserviamo come Unione Inquilini di inserire anche le procedure che sono state già delineate per l'autorecupero e quindi poter intervenire diciamo, per assicurare maggiormente una nuova assegnazione di case. Teniamo presente un'ultima cosa, che Palermo per il 2018 è stata nominata città della cultura.
Questo significa un afflusso di turismo sicuramente maggiore di quello che già abbiamo, e negli anni, negli ultimi anni noi l'abbiamo visto crescere il turismo molto. Palermo ha un continuo via vai di navi da crociera, quindi ci sono molte attività turistiche. Questo che cosa comporta? Comporta anche la nascita di o la trasformazione di case che da alloggi abitativi sono state trasformate negli ultimi anni in case destinate ai turisti, cioè bed and breakfast e simili. Quindi anche questa situazione, la trasformazione della destinazione di alcune di queste case o di molte di queste case, chiaramente ha ridotto la possibilità di avere, di dare una risposta a una risposta alle esigenze abitative e dell'alloggio delle famiglie palermitane. Questo è il quadro in cui ci muoviamo, è un quadro tutto da sviluppare nei prossimi mesi, addirittura direi nei prossimi giorni, perché cominceremo adesso da martedì ad avere un incontro con i consiglieri comunali proprio per impegnare i nostri consiglieri di sinistra comune in un piano della casa, e poi coinvolgere attorno a questo piano altri soggetti. Speriamo, anzi, che lo chiedo qua ufficialmente, chiediamo che anche il segretario, il nostro Massimo Pasquini, ci venga a trovare a Palermo, perché vogliamo organizzare un incontro sulla questione abitativa a Palermo per fare il rilancio delle nostre questioni. Grazie. Facciamo intervenire Fabrizio Ragucci di Roma. Io lo so, il nome e cognome. Allora, è utile, certamente interessante partecipare a iniziative come queste, perché offrono la possibilità ad ognuno di noi di osservare, ascoltare quello che è il lavoro che poi viene fatto in realtà, che spesso sono molto diverse da loro. Per noi è una boccata d'aria fresca, perché immagino che non sia notizia di ieri che a Roma sia una situazione molto molto difficile. È una città in cui regnano le esagerazioni, è esagerata la carenza di case popolari. Roma è una città in cui su diverse decine di migliaia di nuclei familiari potenzialmente in grave sofferenza abitativa, gli alloggi popolari assegnati sono molto pochi. Io ho fatto due conti qualche tempo fa: se la carenza di case fosse trasferita ad esempio in carenza, trasformata in carenza di classi, e quindi il servizio che noi viviamo nell'assegnare case popolari ce l'avessimo nell'istruzione, avremmo in proporzione a Roma classi di 740 alunni anziché di 20, per dare il senso di qual è la proporzione di questa carenza. È esagerata quindi la sofferenza alla quale l'amministrazione pubblica costringe quotidianamente i cittadini a convivere. Sono esagerate spesso, e non per caso, le parole d'ordine delle forze politiche, anche di movimento. Perché? Perché il problema è talmente grave che parole di buonsenso, di mediazione ponderata per affrontarlo diventano difficili da spendere. Non so se qualche giorno fa avete visto la trasmissione di La 7 su Ostia. C'era Casa Pound e distribuiva i sacchetti. Roma non è Baghdad di 10 anni fa. Le famiglie non hanno bisogno del pacco di pazzo, obiettivamente, è un'esagerazione. È un'esagerazione che però dà il senso di una città nella quale le mezze misure appunto non riescono ad essere prese in considerazione, perché
è talmente esagerato, esagerata l'entità del disagio che anche parole d'ordine assurde, come quelli di Casa Pound, che vorrebbe dirigere una città ostaggio di un manipolo di immigrati che sfrutta ogni angolo dei bilanci comunali per ottenere privilegi, rischiano di passare. Io ho ascoltato e continuerò ad ascoltare i vostri interventi perché spero di poter ricavare delle indicazioni utili affinché il lavoro che facciamo a Roma possa portare risultati più efficaci. Non perché non ci siamo impegnati, io faccio un bilancio ottimo è un parolone, buono del lavoro che abbiamo fatto a Roma in questi anni. Siamo una realtà vitale, apprezzata anche da chi non è d'accordo con noi, che viene anche presa un po' come consulenza esterna alla bisogna delle forze politiche. Abbiamo una reputazione ottima anche da parte degli amministratori locali, perché sanno che noi abbiamo idee ponderate e di buon senso sui problemi che affrontiamo. Però se noi tutti i giorni ci troviamo a fare i conti con persone che non hanno quasi nessun tipo di risposta strutturale al problema abitativo, è evidente che dobbiamo fare di più. Noi in questi giorni abbiamo, come accennava Massimo in apertura, svolto un ottimo lavoro affinché si aprisse una vertenza comune tra noi e i movimenti Lotta per la Casa. E è una notizia sicuramente positiva, perché i rapporti fino a qualche tempo fa erano, diciamo, freddi, per utilizzare l'eufemismo. Era difficile stare in piazza insieme. Alle prese con un problema comune, come atto di buon senso si è capito che è utile fare una lotta comune. C'è una difficoltà, che è quella di fare in modo che le tante idee buone che abbiamo noi e che certamente è possibile ricavare anche dalle posizioni del movimento possano poi portare a risultati concreti. Noi a Roma cosa chiediamo? Chiediamo che il comune, e parlo di Roma consapevole del fatto che è una realtà purtroppo estrema, immagino, che il comune adotti una politica abitativa che finora è del tutto mancata. Cioè, a Roma cosa succede? Quando una persona è ha preso un problema di sfratto, o ha i mezzi per trovarsi un alloggio da sé o finisce per strada, sostanzialmente. Finisce per strada significa che finisce in un circuito di emergenza che porta il comune ad erogare servizi indecorosi per prezzi fuori da ogni logica. Bellissimo. L'ultimo provvedimento scandaloso approvato dalla Giunta Raggi vorrebbe utilizzare 890.000 euro per permettere a 100 persone di vivere in un container per un anno, con un patrimonio immenso pubblico e privato che potrebbe essere utilizzato per proposte strutturali. Noi cosa chiediamo al Comune? Chiediamo di adottare politiche strutturali che ci permettano di evitare il consolidarsi di queste esagerazioni, cioè bloccare la politica dell'esagerazione, la politica dell'emergenza, la politica della parola che comunque non serve ad affrontare il problema, ma solo ad ottenere una piccola parziale soluzione per se stessi, che è poi la cosa che fondamentalmente noi critichiamo dell'impostazione di altre realtà. Ad esempio, io ai movimenti non imputo il fatto che loro utilizzino mezzi anche brutali e rumorosi per porre il problema della carenza di alloggi. Vanno bene ad occupare. Se io avessi il problema di dover avere un tetto sulla testa domani, non esiterei minimamente a infrangere la legge, e mi ritengo una persona molto onesta, perché so che a Roma, per poter dare una risposta a un problema reale, a volte si è costretti a infrangere la legge, perché la legge non ti tutela, o ti tutela in modo soltanto formale. Io non critico quello dell'impostazione dei movimenti, critico il fatto che la rivendicazione di un diritto giusto viene comunque
gestita in modo tale da poter ottenere soltanto una piccola soluzione per le persone che loro seguono da vicino. Non si lavora affinché il problema sia affrontato in termini generali, ma affinché sia messa una toppa che interessa soltanto le 1000, 2000, 300 persone di questa o quell'occupazione. Allora, per chiudere, io spero che l'Unione Equitera Roma possa fornire indicazioni utili anche ad altre realtà. Il lavoro che facciamo, non mi nego che è un lavoro molto difficile, perché ad oggi non abbiamo, nessuna possibilità di ottenere un riconoscimento concreto del nostro valore d'ordine da parte dell'amministrazione. Noi chiediamo che ci sia un grande investimento in edilizia popolare, partendo dal recupero del patrimonio esistente. Mi sembra che le cose vadano nella direzione opposta. Quello che spero è che si possa comunque garantire una costruzione, una crescita coerente dell'Unione Equilini. Cioè, io non pretendo che da domani noi si sia capaci di garantire il diritto alla casa a tutti a Roma, ma che si possa, se non altro, crescere in modo coerente, evitando di prendere strade sbagliate che poi ci costringono a tornare indietro e quindi a perdere tempo. E immagino che tante cose potrebbero essere dette, non so più ad annoiarvi, perché poi il discorso rischia di evitarsi di se stesso. È fondamentale che Regione Equilini comunque faccia di più. A Roma possiamo fare di più. Abbiamo preso atto che c'è la volontà da parte di altri di confrontarsi con noi. Spero che al prossimo congresso noi già si possa venire per raccontarvi che la vertenza che stiamo portando avanti in questi giorni, se non altro, è riuscita a far guadagnare un pezzetto di diritti in più ai cittadini di Roma. Grazie.